Ma forse il Presidente del Consiglio è convinto di questo. Io credo che non sia utile per il Paese, non sia stato utile per Conte aver ricercato i responsabili e quindi dedicato questo tempo a cercare senatori che votano un governo, anzi il proseguimento del suo governo, anziché dedicarlo a dare risposte ai temi di merito che noi abbiamo posto in più cartelle che gli abbiamo consegnato. Ora sentire Travaglio, lo sentivo nella vostra trasmissione, esaltare Mastella, mi fa un po' ridere, ma proprio un po' ridere, diciamo, per mantenermi in maniera educata, cosa che non è lui, perché è incredibile che possiate ascoltarlo in trasmissioni. Lo dico perché l'altra volta ho dovuto subire che ha detto che noi facevamo estorsioni e chiedevamo il pizzo al Presidente del Consiglio Conte. Oggi ho dovuto sentire che mi definisce Giannizzero. Se io dicessi in questo momento sto scemo di Travaglio, lei sarebbe tenuta con forza a dirmi: ma lei come si permette? Perché io credo che non si può permettere a nessuno di andare in una trasmissione televisiva e insultare così pesantemente Farone, è qui, lei è persone che qui il hanno nostro innanzitutto ospite, una come peraltro dignità, abbiamo detto. A persone Travaglio che ha la hanno possibilità innanzitutto di una dire quello che dignità. pensa, come Travaglio dice Ma no, quello che ma pensa. qualcuno, ma io non sto contestando quello che pensa Travaglio, non lo condivido, però lo rispetto. Io contesto di Travaglio che lui debba offendermi come persona. Io non sono un Giannizzero, io non chiedo il pizzo, io non faccio le estorsioni. Tra Vabbè, l'altro però è chiaro che, a un usato palermitano come quando gli metafora per dici. dire che voi cercate di ottenere di più da Conte, è evidente che è questo, no? Ma Perché altrimenti io stessa sarei saltata sulla sedia se lo dicessi a Io lei sinceramente come quando da persona. Palermitano, io sinceramente quando da Palermitano sento la parola estorsione e pizzo, penso a Libero Grasso e penso ai Ah, mafiosi che certo, sono lei stati dice a me colpiti. evoca cose che non mi piacciono affatto, questo lo No, a me capisco, però è soltanto, io credo a abbastanza tutti gli evidente italiani, che è una io credo a tutti metafora. gli italiani debba evocare cose che riguardano eroi di chi ha combattuto contro la mafia. Essere accomunato invece a un mafioso che chiede il pizzo ed è un estorsore. Semplicemente perché difendo le mie idee, possono essere anche le più sbagliate, ma sono le mie idee. Io credo che non debba essere consentito a nessuno. Proviamo ad E lui non ha esprimerle la però le licenza di idee, Farone, lo offendere. dico perché immagino che lei abbia tutto l'interesse a raccontarci il punto di vista di Italia Viva, no? Intanto le Figuriamoci. chiedevo...